Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, benvenuti o bentornati nel mio canale Let's Talk About. Oggi parliamo di un prodotto un po' particolare. Sì, perché non è un prodotto di cosmetica e non è un prodotto di profumeria, come vedete. È un prodotto che mi avete, tra virgolette, consigliato voi e di cui mi avete parlato voi nei messaggi quando mi scrivete. Perché questo prodotto? Allora, dovete sapere che io ci tengo da morire ai miei denti, ci tengo tantissimo, ci tengo che siano sani, che siano bianchi, che siano puliti, quindi ogni volta che pranzo o che ceno o che faccio colazione, ovviamente dopo ci si va a lavare i denti. L'ultima volta che sono andata da un dentista è stato più o meno 10-12 anni fa, più o meno. E dopodiché, giusto 4-5 mesi fa, sono andata a togliere un dente del giudizio, ma se no, non avevo proprio assolutamente necessità di andare, perché, a parte che è un ambiente che non mi piace per niente, però non mi capita di andare a fare sbiancamenti dei denti, piuttosto che altro. Quindi, parlando un pochino con voi in direct, mi ha fatto un enorme piacere, tra virgolette, i complimenti che mi avete fatto sul mio sorriso, perché questi sforzi che faccio ogni giorno vengono ripagati, finalmente. Devo dire che mi avete parlato di quello che fate voi, ovviamente, perché io vi chiedo sempre che cosa fate, e devo dire che mi avete parlato in tanti di questo Blanks White Shock. Quindi mi è capitato una settimana fa di andare a prendere l'antibiotico per il mio cane in farmacia e sono arrivata dritta nel reparto dei dentifrici e ho visto il White Shock. Allora ho detto, non ci ho pensato neanche due volte e l'ho comprato. Allora l'ho pagato 9,99 euro, però poi nei giorni successivi sono andata anche da Acquistapore e ho visto che lì lo vendono adesso con lo sconto a 7,99 euro. Comunque l'ho comprato e l'ho subito provato il giorno stesso. Allora devo dire che c'erano due possibilità. Allora, la prima era questa qua, appunto, con il trattamento sbiancante colore blu. L'altra era il trattamento sbiancante colore bianco. Io avevo comunque letto, mi ero già informata, perché il bite, dopo vedremo, è molto, molto usato negli altri paesi. Qui in Italia, vabbè, adesso è arrivato adesso, però c'è già da tanto tempo questo piccolo bite. Ho visto che il LED va a risultare più efficace su una colorazione bluette, tra virgolette, quindi verso l'ultravioletto. Quindi ho optato tra la versione bianca e la versione blu, ho scelto semplicemente la versione blu. Però poi voi fate quello che volete, se volete uno sbiancamento un pochino più soft, andate a prendere quello bianco. Allora, subito vi dico che cosa c'è all'interno della confezione. Allora, c'è il 30 ml del trattamento sbiancante, che è appunto, è veramente blu, bluissimo. Ed è così. La luce si vede, sì. Ok. Profumo di fluoro. E appunto ce ne sono 30 ml, quindi è veramente piccolina la scatola. Poi c'è all'interno il famoso bite. Il bite non è altro che il morso che si deve applicare appunto all'interno della propria cavità orale e si va ad accendere. Allora, come funziona? Dunque, praticamente la luce a LED di questo bite si imbatte nel colore blu e tira fuori il bianco dello smalto del dente. Quindi è semplicemente un effetto ottico, se vogliamo, perché comunque lo sbiancamento dei denti si fa dal dentista, cosa che vorrei provare a fare, ma non ho mai avuto occasione di farla. Quindi vi lascio dopo al tutorial, che ho fatto abbastanza pena perché mi sono sbavusciata tutta addosso, perché mi hanno chiamata 100 milioni di volte e non riuscivo mai a non rispondere, e quindi ho fatto uno schifo, mi sono sbrodolata ovunque. Quindi tenetevi 10 minuti per voi se volete fare questo sbiancamento domestico. E appunto si applica il trattamento white sui denti, su tutti i denti, anche molari, premolari e così via. Dopodiché si attiva, cioè si mette in bocca il bite, così. Si mette in bocca il bite e si attiva. Qui c'è un pulsantino, come vedete, e si attiva. Quindi è semplicissimo. Dopo 10 minuti si stoppa già da solo.
quindi c'è il timer all'interno, le pile sono già inserite all'interno del byte ed è da tenere 10 minuti. Questo è il procedimento velocissimo e semplicissimo, vi consiglio di farlo dopo aver lavato i denti e sfregato, almeno faccio io, è il mio parere personale, e sfregato un pochino l'asciugamano con cui andate a tamponarvi poi la bocca sul dente, perché così lo lascio un pochino poroso e in modo da far penetrare un pochino il trattamento Power White, che è lo sbiancante. Non contenta, mi sono concessa l'acquisto della ricarica, cioè qui all'interno ce ne sono 30 ml e qui invece ce ne sono 50, è sempre lo stesso trattamento identico, c'è anche la versione bianca che vi dicevo. Questo è un pochino particolare come prodotto, nel senso che può essere due prodotti in uno. Allora, c'è il classico White Shock, che è il dentifricio normalissimo, e poi all'interno della scatola c'è l'attivatore LED, cioè l'attivatore di luce, questo qui. Ok, all'interno c'è appunto un tappo in più, nel senso che quando voi andate a stappare il dentifricio in questione potete attaccare l'attivatore di luce, così adesso io non l'ho ancora fatto perché non l'ho ancora finito questo qua ovviamente, andate ad attaccarlo l'uno sull'altro e vi fa appunto da attivatore di luce e vi sbianca i denti. Questo l'ho pagato invece, era in offerta, l'ho pagato 6,99 invece che 9,99 mi sembra. Comunque sono due prodotti che a me sono piaciuti davvero molto, anche perché sono veramente pratici, quindi ci si mette 10 minuti a fare il tutto. Se uno poi vuole un effetto ancora più sbiancante, basta che faccia altri 10 minuti. Vi sconsiglio di esagerare la prima volta, perché ovviamente il dente non è ancora abituato e quindi andate a fare una cosa un pochino non nociva, perché poi alla fine sono semplicemente luce LED, però è meglio sempre avere un occhio di riguardo e andare con calma, tanto i denti sono sempre lì, speruma. Per il resto vi lascio al mio misero tutorial in cui ho fatto la mia prima prova e niente, spero vi possa piacere e se avete qualche domanda chiedetemi, tanto lo si trova ovunque, lo si trova da acqua e sapone, lo si trova da Tigotà, lo si trova nelle farmacie fornite di questa, della marca Blanks e così via. Quindi un bacione, fatemi sapere e con un commento, un like e sottoscrivetevi alla mia pagina. Ok ragazzi, allora provo definitivamente questo nuovo super mega White Shock Blanks, ho già paura. Allora, c'è scritto di lavarsi i denti, che cosa che io ho già fatto, non stavo lì a darvi noie con le mie bave, di usare un dito per applicare questo dentifricio blu sui denti. Qualcosa tra i denti. Rota. E se non devi uscire. No, scherzo. Dopodiché, non posso parlare molto bene. Prendete la vostra macchinetta e andate a schiacciare on. Ok, allora ho tolto la patina blu del dentifricio. Questo risultato. Allora, sicuramente facendolo una volta sola non credo che ci siano grandi miglioramenti. Devo dire che però effettivamente sono più bianchi. Adesso sono anche un pochino più blu perché devo forse sciacquarmi meglio. Comunque devo dire che mi sono un po' sbavata addosso, ma perché devo parlare, mi hanno telefonato, però se no, infatti qua
mi sono sporcata, però se no devo dire che la macchinetta è comodissima e ho guardato la televisione mentre, cioè l'applicazione è semplicissima, tu metti in bocca questo e basta, sta così, quindi è veramente semplice l'applicazione e quando schiacci si accende e crea il blu, ok? Boh, ok, sono contenta che mi abbiate consigliato, visto che sapete che io ci tengo ai denti e soprattutto alla loro pulizia e alla loro salute. Faccio vedere la foto di oggi e la foto poi di lunedì. A parte che ci vanno 2 settimane, mi sa che prima che venga effettivamente visto bene il risultato, però comunque è un'ottima soluzione per avere i denti sempre puliti e soprattutto sani. Quindi un bacione, grazie di aver visto questo mini video.